Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qua su GTA 5 Online per portarvi un nuovo glitch e diciamo estetico molto carino su come avere la marmitta infuocata, diciamo il turbo, anche se poi non è proprio un vero turbo, però comunque per avere il NOS sulla propria auto. In questo caso io utilizzo la Zentorno. Allora, direi di cominciare subito con il glitch. La prima cosa che dovete fare è salire sulla vostra auto, proprio salirci. Dirigetevi verso lo spoiler dove andrete a buttare un po' di benzina, un po' perché la Zentorno, avendo il motore dietro, non vorrei rischiare che prendesse fuoco. Una volta fatto ciò, quindi avete buttato la benzina sul bagagliaio, sullo spoiler, fate una striscia dietro la propria auto e ora dovete fare un passaggio leggermente, ma proprio leggermente complicato. Dovete accelerare, quindi andare leggermente avanti, poi di nuovo leggermente indietro e poi dopo dovete accelerare a tutto, quindi proprio sparati in avanti e la vostra auto prenderà fuoco, anzi la vostra marmitta, se così vogliamo chiamarla. Quindi andate avanti, indietro. Ed ora ragazzi, tra 3, 2, 1, la vostra auto prende fuoco. Incredibile ragazzi, che glitch, mamma mia ragazzi, tanti like per questo glitch che sicuramente alcuni di voi conosceranno, ma altri no, quindi appunto tanti like. E purtroppo ragazzi, questo glitch non dura per tanto tempo, in base a quanta benzina metterete, però comunque è molto carino anche per cazzeggiare un po' e per fare magari qualche clip carina, se volete fare qualche montaggio. E quindi niente ragazzi, per questo video è tutto, e noi ragazzi ci vediamo con un nuovo video, bella!